iniziare. Da dove parte la tua carriera? Quando cominci a fare l'attore? Diciamo che la decisione di fare l'attore, la voglia di fare l'attore io l'ho avuta da sempre. Ed è stato mio padre che, nonostante io ero molto piccolo, nel senso che io ho avuto mio padre fino all'età di 10 anni, poi mio padre morì, e però in quei pochi anni che l'ho avuto lui mi allevava facendomi sentire commedie, facendomi vedere film e musica lirica. All'epoca ti parlo che c'era la televisione, si andava al cinema con grossi sacrifici, e c'avevamo in casa questa radiolina che il venerdì, qualcuno che ha i capelli bianchi se lo ricorderà, il venerdì la radio faceva o la prosa o la lirica, e mio padre mi faceva ascoltare ogni venerdì questa commedia o quest'opera lirica, che lui poi mi narrava tutto ciò che io non riuscivo a capire, innanzitutto la scena, oppure quando si trattava di lirica, sai, è difficile capire per un bambino, specialmente le parole che dicevano i tenori, i soprani, e lui sapeva tutti i libretti a memoria. E allora io le più belle commedie, le più belle, le ho viste per radio. E qui insomma è scattata la molla che dovevo fare l'attore, perché tutto questo mondo bellissimo che mio padre mi ha fatto sognare, insomma. Ho cominciato quindi a fare teatro negli anni 60 o 70? Ho cominciato a fare teatro, io ti parlo di quando ho cominciato a guadagnare i primi soldi, è stato nel 74, quindi lì ho capito che facevo sul serio, perché quando ho capito che mi pagavano vuol dire che era una cosa seria. Perché fino a quando non guadagni la prima lira, tu dici è sempre un gioco. E specialmente poi noi al sud, insomma, la carriera di attore è molto difficile, insomma, trovare una famiglia che ti capisce è difficile. Tu hai cominciato con il teatro dialettale a Napoli, delle compagnie. Chiaramente con Edoardo, come cominciano tutti quanti, avevo 14 anni e io e mia sorella avemmo regalato da mia madre un registratore e registrammo la commedia Filomena Marturano. Io facevo tutti i personaggi maschili e mia sorella tutti quelli femminili. A memoria. Diventammo l'attrazione del quartiere, che venivano tutti quanti a sentire questa commedia. Diventò un'attrazione, insomma. Senti, invece alla fine degli anni 70 tu incontri il cinema insomma incontra te, e poi la stessa cosa, con Mario Merola, se non sbaglio, con i film di Alfonso Brescia. Sì, il mio primo film è datato 1980 e si chiama Giuramento, la famosa partita a carta, sì, che dopo 32 anni ancora ovunque vado nel mondo mi riconoscono per quella famosa partita a carta, un relascopo, insomma. Che io voglio proporre stasera, il pezzo della partita a carta. Che io ne vado fiero comunque di questa cosa, perché era la prima cosa che facevo a cena. Eccolo lì, in basso. Sei una sette, tre. 10. Bravo, poi so. Vado a scuola. Guardi, non ti preoccupare. Maria Parisi. Donna. E donna? Io no. Il film non è andato bene, ma mi sa. Ma che ha detto pure la femmina, dai. Pure Maria Parisi, ma cade. Sì, poi. 5. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io sono bravo. Stai a casa. Non ti mettere in casa. No, ma chi devi mostrare sui soldi? Qua fatti 5 scopi. Non ti preoccupare. 5 scopi. 5 scopi. 5. Sono 5. 5. Perché come vuol dire? 1, 6. 6 scopi. 6 scopi. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Vabbè, cari amici, se a questo punto... L'applauso soprattutto a Merola e Cannavale, che non ci sono più. Grande, grandissimo. Cannavale ci ha lasciato da poco, un grande. Senti Ernesto, dopo la collaborazione con Mario Merola tu hai altri incontri con il cinema, cioè come va avanti la tua carriera nel cinema? E subito dopo questa parentesi Merola, perché poi dopo abbiamo fatto altri due film, Torna e Guapparia, poi mi chiamo Scola per Maccheroni, e mi piacere di lavorare a fianco di Marcello Mastroianni, con Jack Lemmon, insomma una cosa
una cosa bellissima, un sogno, insomma. E poi niente, Eterno Secco con Giannini, l'unico film dove Giannini ha fatto la regia, pure un bel film molto bello. E poi niente, qualche altro filmettino così qua e là, però io avevo casa a Roma all'epoca e che lasciai perché poi mi accorsi, nel frattempo avevo già avuto due figli, poi nacque la terza figlia e un bel giorno sono tornato a casa nel weekend e mia figlia, la bambina, non mi ha riconosciuto e lì ho capito che dovevo lasciare la casa a Roma e quindi ho scelto la famiglia e ho abbandonato la carriera e quindi mi sono poi dedicato al teatro fino al 99-2000, non ho fatto più un film perché se non stai a Roma il cinema è il fulcro, è lì. E poi nel 2000 puoi continuare tu perché tu la vuoi arrivare, insomma. L'esplosione con alcuni film bellissimi che hanno condizionato tutto il decennio italiano, ma soprattutto con il film di Garrone, L'imbalsamatore, che ti ha dato la possibilità, insomma, di essere consacrato come uno dei migliori attori italiani. Io ma il film è stato, insomma, detto da critici seri, insomma, uno dei più bei film degli ultimi 10-15 anni, condivido. Questa è una cosa che mi riempie di gioia, insomma. Per il film, se non sbaglio, hai vinto il Davide di Donatello. Per il film ha vinto due Davide di Donatello, io come attore e poi per la sceneggiatura. Io voglio vedere il momento della premiazione al Davide di Donatello e poi subito dopo una scena tratta dall'imbalsamatore di Matteo Garrone. Prego.